Qua ragazzi, sono Canner News e come da titolo e anche, no, più che altro come da miniatura, ho shoppato il nuovo pacchetto di Salva al Mondo con le 1000 V-Bucks con il nuovo eroe, il samurai con la lancia. Insomma, davvero bello, lo usano in questa partita. Ok, saltando queste conclusioni, cioè saltando questa parte, io metterò la partita in privato, poiché per farvi capire meglio, insomma, come va fatta, anche perché questo tipo di missioni potrà essere fatta anche da altri, credo, se non sbaglio. Conta anche se magari uccidono gli altri, non sono sicuro. Ma io la faccio un po' in privato per farvi vedere quello che bisogna fare. Come da spiegazione, dovremmo semplicemente, facile facile, mi raccomando, dovete andare in una zona 15 o magari 18 o 16, cioè insomma sopra i 15. L'importante è essere minimo 16, come una combattere tempesta lì a sinistra, sopra il cerchietto verde deve essere 15. E in questa zona 15 dovremo tranquillamente uccidere 20 mostri sia con trappole, con armi a distanza, ovvero mitragliette, assalto, pistola, lanciarazzi, insomma a distanza, qualsiasi cosa che si può sparare a distanza e armi da mischia. Quindi senza indugiare oltre, entriamo subito in partita. E eccomi qui, sono entrato in partita, un bel taglio ho fatto, e subito lì in alto a sinistra mi fa vedere che... Balzo della Mantide, una missione... Sì, una missione del ninja, insomma, dovremmo semplicemente fare il doppio salto. Carino. Queste sono alcune cose che ho scartato tipo dal mio account, quelle tre armi leggendarie del mio account principale. Io assolutamente detesto scambiare, quindi non lo faccio, anche perché non sono bravo. Di solito lo faccio con il mio account principale su Telegram. A volte trovo gente onesta, eh. Ok, e spacco queste cose. Intanto uccido questi mostri con la mia revolver verde, più che sufficiente. Una revolver 10 verde, più che sufficiente per uccidere questi mostri. Quindi è considerata un'arma a distanza. Quindi ho già fatto 4 kill con arma a distanza. Perfetto. Cioè ci sono, magari spacco questi così, magari si attira qualche mostro. E sì, siamo 0 su 20 abiti eliminati con armi da mischia, 4 su 20 armi a distanza e 0 su 20 con trappole. Ovviamente crafterò un po' di trappole. Ecco qui, come vedete, i mostri sono di livello 15, intanto vi uccido questi qua che sono rimasti bloccati qua dentro, quindi così diventano praticamente 5. Quello lo ignoro perché mi dà fastidio. Ok, spacco giusto altre macchine perché ovviamente mi serviranno per craftare un po' di trappole, cioè, ovvero i marchingegni meccanici. E guardate che fortuna, c'è persino un blab, mi raccomando, dovete anche trovare un blab per avviare la missione, altrimenti è tutto un cavolo, non potete fare nulla. Ok, e giusto classica difesetta, in realtà questa si può fare AFK con la giusta build, le missioni dell'Atlante, ovvero tipo con la costruttore, quindi voi fate questo, poi ci mettete uno sbalzatore che sbalza tutto da un'altra parte, dentro una jailbuild fighissima e praticamente tu puoi andare in giro nella mappa a fare quello che ti pare. Intanto uccido questi altri tre mostri con arma d'assalto, arrivando così a, se non sbaglio, 9 su 20 e già ci sono potenzio tutto quanto a livello 3 perché sono in singolo, anche se ho fiducia nelle mie abilità, non ho molta fiducia nelle mie abilità, sono abbastanza sicuro che sarà un po' impegnativa anche con le trappole piene. Ovviamente non voglio andare a sprecare, insomma, le armi tipo super OP contro mostri livello 15 perché è davvero inutile. Al massimo utilizzerò contro smasher e mini boss. Mi raccomando, io faccio così con le trappole tipo 106 o 77. Oh, questo gli ho dato una picconata per sbaglio. Potenzio questo e finisco di potenziare tutto il resto, così potrò cominciare a metterci anche un po' di trappole. Sì, scusate, datemi giusto un po' di tempo, adesso vi mostro che li ammazzo. Ecco qua le trappole. E crafto un po' di queste. Ah, giusto per farvi sapere, potete premere il quadrato e scegliere quante craftare in una sola volta. È molto molto più comodo, ma nel mio caso io le stavo contando così. Oh, vedo delle macchine evidenziate di giallo, sicuramente sono quelle macchine che si spaccano per avere le parti di overboard. Vi consiglio di spaccarle perché così potrete sbloccare un metodo di viaggio molto più veloce. Ecco qua, vi consiglio un overboard, pezzi di overboard raccolti. Davvero bello. Così almeno potrò. Non dovrò più stare, come posso dire, a camminare per tutta la mappa. Dovrò soltanto ottenere
premuto cerchio per un sacco di tempo per poi finalmente prendere e sprintare. È davvero comodo l'hoverboard, davvero magnifico, veramente lo adoro. Ok, qui faccio una cosa del genere, qui anche, giusto per poter farli passare e magari, che ne so, piazzare le trappole in modo che... Ecco così esattamente. Come vedete, io li piazzo così perché loro arriveranno sempre dalle botte in quel punto. Ok, quello lì è forse un po' inutile, ma sapete, per sicurezza lo faccio. E già che ci sono, provo a fare una cosa del genere. Così mi assicuro che i mostri vadano in un punto preciso. Anche se però così i mostri colpiranno sempre quel punto e sarà più in pericolo degli altri. Ma va bene, starò più attento a quei punti. Ok, così va benissimo. Ok, questi sono gli edit sbagliati. Devo ancora sistemare la sensibilità. Non l'ho mai fatto, devo essere onesto. Anche perché non ci gioco molto, anzi, non ci gioco praticamente per niente su questo account. Se non per finire o completare questi tipo tutorial. Quando l'avrò finito, andrò direttamente a Monte Spago, tipo caricato a stecca col mio account principale. Ok. Ho anche un po' di difensori, quindi tanto vale ora iniziare subito. E come potete vedere, sicuro al 100% la parte dove... Oh, bello. Mantide religiose, sì, così l'ho completato subito in teoria. Dovrei anche da completare il lancio degli shuriken. Ok, qui, come potete vedere, l'ho fatto arrivare questa cosa a 0 di vita, quella lì, forcone verde. Oh, già ci sono. Completo la missione di uccidere gli obiettivi con armi d'assalto. Come potete vedere, li conta, non importa che arma d'assalto sia, quella. Quel mostro lo lascio morire con la trappola. Oh, due obiettivi eliminati con trappole. Perfetto, già cominciamo ad andare avanti. Oh, sì, davvero. C'era anche la missione mantide religiosa, abilità shuriken attivata. Bello, questa dovrebbe essere una di quelle missioni tutorial iniziali che ti fa, che ne so, spiegare le abilità. Insomma, le ricompense per aver utilizzato qualche abilità fighissima. Ecco, l'ho usato una seconda volta. Così in teoria sblocco più ricompense. Bello. Ok, 20 abietti uccisi. Ora passo con le armi da mischia. Facile facile, soprattutto visto che sono con ninja. Anche se devo ammettere, questo ninja è più forte con le lance. E in effetti dovrei craftare la lancia, che in questo episodio non lo farò. Più che altro spero di... come posso dire? Potenziarla prima. Anche perché non ho molti materiali per farlo. Ok. Addestramento e recluta. Illusioni. Abbietti con armi da mischia. Questa non la sapevo. Ok. 17 su 20. Quasi completato. Ovviamente dover completare questa parte. Oh, mancano. Addirittura quelle con le trappole. Perfetto. Completato. Missione fatta. Semplice semplice. Ovviamente vi consiglio di farla in pubblica. Quindi. Velocizzo. E andiamo alle ricompense. Ed ecco qui, finalmente, vittoria, tutte
tutte le missioni sono state completate ed ecco le ricompense. Qualche progetto carino, insomma, rullo meccanico mi pare, tipo quella roba viola, insomma, serve per craftare le armi, ottimo. E abbiamo sbloccato la possibilità di inserire un secondo difensore. E voilà, missione completata da successo. Con questo episodio è tutto, che noi vi saluta e vi auguro un buon gameplay. Ci vediamo col prossimo episodio con recupera scorte o magari un episodio di Genshin Impact. O forse Minecraft. Va bene, quel che capita, capita. Ciao ciao.